Sono a Firenze, alla Fortezza d'Abbasso, BTO, sono con Marco Della Pierre. Marco, buongiorno. Senti, qui al BTO si parla di turismo online, di social e altro. Tu sei un esperto di comunicazione, di social, ma qualche piccola pillola per il piccolo medio operatore, per l'hotel, per come sopravvivere in questa giungla del turismo, delle recensioni, della comunicazione? Allora, quello che io andrò a affrontare oggi sarà proprio un intervento basato sulle pillole. Fra queste pillole che io darò ci saranno innanzitutto la focalizzazione sull'importanza dell'utilizzo delle statistiche, che non deve essere delegata a un operatore esterno, a una web agency, a un webmaster, ma le statistiche devono essere assolutamente comprese e analizzate e monitorate direttamente dal gestore o dal proprietario di una piccola struttura turistica, perché le statistiche sono un mondo, ci aprono un mondo che sostanzialmente è il nostro mondo, è il nostro business. Quindi capire, per esempio, entrando dentro, che quest'anno io ho avuto 5.000 visitatori diretti, che questi visitatori diretti sono arrivati 2.000 dal Brasile, 1.000 dalla Russia, che hanno visitato un certo numero di pagine, che in fondo a questo io posso ottenere un metadato interessantissimo che mette in relazione il numero di visitatori unici con il numero di prenotazioni dirette effettivamente realizzate, che mi dà un metadato che è il tasso di conversione. Questi sono strumenti che ogni operatore, che è all'interno della BTO, dovrebbe assolutamente analizzare in modo diretto senza delegarlo a nessun altro. Detto questo, un altro elemento su cui io porrò l'attenzione con assoluta, insistendo anche durante il mio intervento, è l'elemento della fiducia. Cioè, il nostro sito deve assolutamente trasmettere fiducia nel potenziale navigatore. E io dirò che la fiducia è probabilmente l'elemento immateriale più importante nell'economia odierna di internet. Cioè, se io riesco a trasmettere fiducia, il tasso di conversione di cui parlavo prima aumenterà in modo assolutamente proporzionale. Cosa significa fiducia? Significa che devo trasmettere tutta una serie di messaggi che possano far sì che l'utente, da semplice potenziale cliente, possa veramente trasformarsi in cliente. Quindi devo porre molta attenzione sulla reputation, che non deve essere affidata solo all'EOTA, quindi esternamente, ma la reputation che si deve ritrovare all'interno del mio sito, quindi con commenti, addirittura parlerò di video testimonianze degli utenti, cioè l'utente, il cliente che è venuto nella mia azienda, se fa un video in cui è contento è il miglior testimonial possibile della mia azienda. E questi sono tutti messaggi che io posso diffondere attraverso il mio sito, come dicevi te adesso, per esempio attraverso i social. Quindi devo creare contenuti di qualità in questo spazio unico e importantissimo che è il mio sito. Quindi la comunicazione la devo riprendere in mano, farla nel mio sito in modo con molta qualità, e poi diffondere questo messaggio attraverso i social e attraverso tutta una serie di strumenti che abbiano come obiettivo finale quello della disintermediazione, sostanzialmente. Cioè, l'utente che viene dentro il mio sito deve essere spinto a fare una prenotazione diretta senza dover ritornare indietro e magari fare attraverso booking.com, perché nel mio sito non si trova a suo agio, oppure il mio sito non trasmette abbastanza fiducia o non dà abbastanza garanzie. Senti, hai utilizzato, Marco, dei termini che, permettimi, mi hanno un po' messo in difficoltà. Sì. Statistiche, conversione, video. Ecco, ma un piccolo operatore turistico, ma anche di altri settori, riesce, con un po' di formazione, senza investire tanti denari in formazione e tempo da allevare alla sua attività, a formarsi, a conoscere questi termini e le tecniche che ci sono dietro, per non delegare a un'agenzia, a un terzo, la sua comunicazione? Certo, allora diciamo che innanzitutto va bene, la base del web marketing, come ho detto, sono le statistiche, e io oggi inviterò tutti a prendere in mano la username e la password del proprio Google Analytics e andare innanzitutto a studiarsele in modo indipendente. Questo è qualcosa che credo sia alla portata di tutti, e soprattutto a costo zero. Dopodiché io ritengo che l'intervento di professionisti, per esempio nella realizzazione di un video, delle foto, ci debba essere, ma addirittura anche interventi professionisti nella gestione dei social network, questo ci debbano essere. Però allo stesso tempo credo che, siccome chiunque abbia una struttura turistica è sostanzialmente un imprenditore, questi sono investimenti che vanno a favore dell'impresa.
quindi non posso risparmiare nelle foto, non posso risparmiare nei video, non posso fare una comunicazione social arrangiata, solo che certo risparmio nel breve periodo, ma nel medio lungo poi i risultati poi non si ottengono, non si può esprimere veramente il potenziale che la mia impresa può esprimere se si utilizzo degli strumenti professionali. Detto questo, le cifre da investire sono assolutamente alla portata di tutti. Senti Marco, ovviamente molti non sono venuti alla BTO per altri impegni o per non conoscenza dell'evento. Per chi volesse approfondire questo tema e ti volesse contattare, come lo può fare? Certo, io sono il gestore sono il manager di un'azienda che si chiama Dot Florence SRL. Si può andare su dotflorence.com, lì si troverà un blog. All'interno di questo blog noi periodicamente scriviamo articoli inerenti alla web marketing, alla comunicazione social. Spesso ospitiamo anche dei guest blogger che ci parlano delle loro esperienze, quindi quello sicuramente può essere uno strumento. Un altro è quello di venire a quelle che noi, degli aperitivi che organizziamo presso la nostra sede, che è la Silicon Villa di Piazza della Vittoria 6, se vogliamo dire, una villa molto carina con il giardino e tutto. Una volta al mese organizziamo gli eventi e degli aperitivi in cui tutti gli operatori del settore si possono ritrovare. Naturalmente siete tutti invitati e anche questa informazione si trova all'interno di dotflorence.com e viene aggiornata regolarmente. Benissimo, io ti ringrazio Marco, fra po' so che comincia il tuo intervento, ti ringrazio per questa anteprima, ci sentiamo quanto prima. Grazie. Buona BTO. Ciao, grazie.